L'incontro di vertice al Pala di Fiore, dove si affrontavano la Lungo Raggio Ostia Volley Club e l'Onda Volley Anzio, rispettivamente prima e seconda in graduatoria. Hanno vinto le padrone di casa per 3-0 con i punteggi di 25-22, 25-18 e 25-20. Abbiamo vinto 3-0, però in realtà è stata una bella partita, nonostante i parziali, poi dopo sono buoni parziali. Ci hanno dato filo da torcere, ma noi lo sapevamo perché anche la partita dell'andata era stata... Anzi, avevamo addirittura perso un set. Le uniche a togliere un set fino a questo momento. Sì. E vabbè, loro sono una buona squadra. Sicuramente del nostro girone sono, ovviamente a parte noi, quelle un pochino più forti. 3-0, ma non è stata proprio una passeggiata, Assolutamente no, lo sapevamo perché insomma Anzio è una bella squadra per tradizione. E all'andata abbiamo faticato e abbiamo lasciato a casa, anzi abbiamo lasciato per strada il primo set, unico set fino ad oggi, quindi insomma oggi siamo contenti perché è stata una partita combattuta, però un pochino più controllata. In qualche momento ti sei forse un po' arrabbiato, mancava forse la concentrazione, la determinazione, forse c'era un po' di rilassatezza? Mi arrabbio ed è il pericolo più grande, è proprio quando uno si rilassa, quando si accontenta di dove è arrivato, ed è quello il momento invece dove in genere si offre il fianco, e quello è pericoloso per noi che invece dobbiamo imporre sempre e comunque il gioco. Settima vittoria consecutiva, ormai ci siamo quasi per la qualificazione alla pool promozione. Beh, penso per la qualificazione, a questo punto credo proprio di sì. Non so se arriveremo primo, secondo o terzo, punteremo al primo posto chiaramente per avere un calendario più agevole nella seconda fase e per andare con più punti. La partita è stata difficile, come avevo preannunciato prima, anche in settimana alle ragazze. Sempre un derby. Sempre un derby, ma poi no, una squadra molto messa bene in campo. Devo fare i complimenti al loro allenatore, le ragazze hanno lottato fino alla fine, non avevo nulla da perdere, giustamente hanno lottato fino alla fine, insomma. Poi diciamo il tasso tecnico nostro è un po' più alto o di esperienza è venuto fuori. Con questo successo la Lungo Raggio Ostia Volley consolida il primato. Venerdì prossimo in programma il recupero con il Volley Santa Monica, mentre la prossima giornata di campionato vedrà le ragazze di Francesco Ortolani impegnate sul campo del San Paolo Ostiense. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabbini.